Voilà, sì, funziona. E parliamo di una cosa, parliamo di cose pratiche oggi, parliamo di come quando dovete scegliere la luce, cominciate a seguire diversi fornitori, vi fate fare diversi preventivi, fate giustamente il giro delle 17 parrocchie per capire qual è l'oggetto migliore, quello più adatto, quello che vi piace di più da un punto di vista estetico. Ma la maggior parte delle persone si ritrova a fare i confronti mele con banane e pere con patate, ovvero non mette a confronto le cose sullo stesso piano, ma confonde le cose. Ma è tipico, nel senso che non possiamo essere esperti in tutto, e quindi ci affidiamo a quello che riusciamo a percepire o con la vista o col tatto o con quello che leggiamo magari sulle schede tecniche. Però anche le schede tecniche bisogna saperle leggere e nessuno ve le spiega, nessuno di noi nasce imparato. Oggi ci sarò io che vi racconterò come poter confrontare le diverse schede tecniche e come poter confrontare i diversi corpi lampada. Ma perché lo faccio? Perché anch'io per diversi anni sono stato progettista, architetto, quindi ho dovuto fare i preventivi per i miei clienti, scegliere gli oggetti, le lampade per fantastico. Vito mi sente, quindi siamo a posto. E quindi ho dovuto fare un po' l'avvocato del diavolo a capire che cosa avevo tra le mani. Ovvio è, ragazzi, che la differenza la fa sempre anche il proprio portafoglio, quello per cui uno è disposto a spendere. Se volete spendere per un faretto 5 euro, no, non stiamo nemmeno qua a parlare in questo webinar, non serve a nulla. Se invece stiamo parlando di progettazione luminotecnica, di oggetti da mettere per una ristrutturazione con un budget medio, medio alto, dove si ha la cura della qualità della luce ma anche dell'oggetto, allora la competizione può essere più alta, cominciano ad esserci più fornitori possibili, potenziali da scegliere, e vi dico subito da dove cominciamo. Cominciamo dalla parte cartacea, quella che vi possono fornire i vari venditori, fornitori, che sono le schede tecniche. Se poi voi avete la possibilità di poter toccare con mano questi oggetti, vi darò dei consigli, dei trucchi per poter capire se la lampada che avete tra le mani è buona o no da un punto di vista fisico. Cominciamo con la parte cartacea, ovvero sulle schede tecniche. Quello che solitamente le persone guardano sono le potenze, quindi 10 watt, 15 watt, 30 watt, e le potenze. Ci sono tanti altri parametri da poter controllare in una lampada e che dovete tenere d'occhio. Innanzitutto dovete sa sapere che con il LED ci si è emancipati dal valore potenza, cioè non è più quello che ti fa capire quanta luce fa. Non è che se tu hai le lampadine da 10 watt a incandescenza andrai a prendere le 5 watt LED. Non funziona più così. Dovete guardare i lumen. I lumen sono il flusso luminoso, cioè quanta luce viene emessa da quella lampada. Ma non basta solo il lumen, servono i lumen reali. Sulle schede tecniche, il più delle volte trovate i lumen nominali, che sono quelli di laboratorio, teorici, fatti con una misurazione alcune volte a temperatura costante, la lampada perfetta, e soprattutto il rilevatore viene messo appena fuori dal chip LED, cioè appena la luce viene sprigionata viene fatta la misurazione. Ma la realtà è un'altra. La realtà è che poi la luce si riflette sull'ottica, sulla parabola, si riflette sul vetrino, che se è trasparente o leggermente opaco, si disperde, ci sono delle inefficienze, quindi la luce reale che arriva è ben altra. Infatti, spesso la differenza tra il flusso, quindi i lumen reali e i lumen, scusate, tra i lumen nominali e i lumen reali è un 30, 40, alcune volte mi è capitato anche un 50%. Tu pensi di prendere
come dire, ti sei emancipato dai watt, hai capito che più o meno ti serve una lampada da 2000 lumen, pensi di prendere una lampada da 2000 lumen, in realtà ne hai una da 1000 lumen. Mi è capitato diverse volte anche architetti che mi dicessero: ma come mai la tua lampada da 750 lumen fa molta più luce di questa qua che è segnata a 2000? Questo è uno dei motivi. Un altro valore che dovete tenere da conto è il grado di apertura della lampada, perché fatti 100 i lumen delle lampade, se l'ottica è molto stretta, spingerà molto la luce verso il basso e quindi avrò la sensazione che sia un oggetto molto luminoso, ma occhio che poi ho le ombre più attorno, nel senso messa vicino a una parete, un'ottica molto stretta fa sì che non vada a illuminare in maniera diffusa, invece quando l'ottica è molto aperta, che va a illuminare tutto l'ambiente. Quindi se confrontate i vari faretti e mi confrontate a un faretto con 12 gradi rispetto a un faretto con 45 gradi, un'altra cosa che dovete vedere, e questo ne va della durata della lampada, perché una volta che la comprate quella lampada, dovete pensare che dovrà durarvi tanto tempo. È vero che il LED dicono che dura un'infinità, ma se comprate il LED che poi ha un alimentatore, e questo nelle schede tecniche è segnato, la marca dell'alimentatore, la marca del chip LED. Se ci sono. Mi verrebbe da fare dei nomi, ma forse devo essere più politically correct. Ci sono gli alimentatori della Pinco Pallo Gnao? Sì, magari la lampada ci ha segnato che durerà 50.000 ore, ma è facile che al primo sbalzo l'alimentatore salti. Un alimentatore invece di marca più buona dura di più nel tempo, attutisce più i colpi della corrente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercate di informarvi anche sulla componentistica. Noi di Elitech, per esempio, abbiamo fatto questo un po' la nostra mission, la nostra missione. Cosa vuol dire? Che noi siamo andati a progettare, a definire quali sono le componenti delle lampade per riuscire a dare un oggetto altamente performante, ma a un costo contenuto. Questo è un pochino la strategia che abbiamo adottato. Non facciamo lampade dal marchio blasonato, non facciamo pagare il marketing, ma la luce è di qualità grazie alle componenti. La lampada è fatta di una scocca di metallo, che è l'involucro, di un chip LED, che è la luce, di una parabola, che è quello che lo diffonde, e di un alimentatore. Basta. Cioè, gli ingredienti sono molto semplici. Bisogna semplicemente tenerli d'occhio in modo che il sistema lampada funzioni bene e sia performante. E parlando di performance, una cosa che dovete imparare a guardare è l'efficienza. Distinguete bene una lampada buona da una lampada media, da una lampada scarsa patacchia da buttare, dall'efficienza. Chi non è molto avvezzo alla matematica storcerà un po' il naso, ma è un calcolo molto semplice. Io non ero un genio della matematica, ma questo lo riesco a fare. L'efficienza è il valore dei lumen, quelli che vi ho detto prima, diviso l'assorbimento, ovvero i watt. Una lampada che assorbe 10 watt di corrente e produce 500 lumen, prenderò 500 lumen diviso i 100 watt e avrò 50 lumen watt. Un valore di 50 lumen watt è un valore che fa schifo, ovvero un'efficienza molto bassa. Le lampade buone devono avere un'efficienza 90-100 lumen watt. Lampade molto buone, molto performanti, hanno 110, 120, 160 lumen watt. Le lampade molto scarse, 60, 50, 40 lumen watt. Cosa vuol dire in soldoni? Che voi comprate una lampada, è per questo che dico la potenza non è più importante nel LED, conta l'efficienza. Voi potete avere 10 lampade, tutte da 10 watt, ma avete magari 10 efficienze diverse e avrete quindi un'illuminazione diversa dalla più scarsa, quindi
Mi assorbe tanta energia, ma mi produce poca luce. Mi assorbe tanta energia, ma ne produce tanta. Cosa preferite? Quando confrontate due lampade da 10 watt, 100 watt, 200 watt e vedete che cambia il prezzo e non capite perché, dite, ma cavolo, sembrano uguali, hanno la stessa ottica, hanno la stessa potenza. Uno magari segna i lumen nominali, l'altro segna i lumen reali. Solitamente noi segniamo i lumen reali, gli altri segnano i lumen nominali. E pensate di fare l'acquisto del secolo, in realtà vi state comprando una ciofeca che vi farà meno luce di quella che vi servirà. Soprattutto quando prendete i nostri preventivi e poi andate nelle 17 parrocchie a fare i confronti, vi perdete questo passaggio e vi piantate la zappa sui piedi. Queste, grosso modo, sono, diciamo, le piccole cose che si possono controllare e che si possono vedere velocemente da una scheda tecnica. Da un punto di vista pratico, invece, se avete la possibilità di prendere questa lampada, di poterle vedere di volta in volta e toccarle con mano, fate una cosa. Innanzitutto abituatevi a toccarle, a sentirne il peso. Perché? Intanto bevo un po' di caffè perché di berlo freddo non ne posso più. Il peso della lampada non è che noi, spesso noi diciamo non vendiamo le lampade un tot al chilo come fanno i grossisti, è vero, ma in questo caso il peso che cosa ci serve per capire che cosa? Che la lampada è fatta di materiali metallici, elettronici, fili. I fili elettrici e la parte elettronica non pesa tanto, però già soltanto. Come sapete, il LED ha bisogno di disperdere il calore. Dove c'è corrente c'è sempre calore, questo calore usura le componenti elettroniche ed elettriche della lampada. Per farlo durare di più, per far sprigionare la luce con la giusta efficienza, c'è bisogno di una buona dispersione. Questa viene fatta con dei dispersori, cioè sono delle lame in metallo, ce ne sono di diverse forme. Che hanno in funzione del tipo di lampada e della qualità della lampada, hanno una certa consistenza. Le lampade più schifose hanno delle lamelle sottili, sembrano quasi una lamiera. Avete presente le vaschette della cookie per tenere il cibo che avanzi? Ecco, più o meno quella lamierina lì che si piega. Poi ci sono quelli con una lamierina un pochino più spessa, poi le nostre lampade hanno una lamiera o in acciaio o comunque hanno una consistenza più compatta, poi ci saranno delle ultralampade, soprattutto nel mondo industriale, che hanno dei dispersori molto complessi e molto pesanti. Esempio, io spesso quando vado in giro negli studi di progettazione faccio proprio toccare con mano la lampada, perché so che toccandola uno si rende conto che, ok, ha una sua consistenza, ha un suo peso, ma perché? Perché c'è del materiale, c'è del metallo. C'è uno spessore tale che fa sì che quella lampada disperda bene il calore, le componenti elettroniche ed elettriche hanno il loro spessore, magari il filo non è da 0,25 ma è da 0,75 mm, sono tante piccolezze che però nella somma fanno la differenza. È come comprare un anello, questa la mia fede è in oro rosso, ma se mi vogliono fregare. La fanno in mixano alluminio, no, vabbè, mettono, che ne so, l'argento insieme all'oro rosso. Io la vedo sempre oro rosso, costa meno, ma non è soltanto oro rosso, è mixata con materiali meno nobili. Idem la lampada. Posso andare a fare tutta una serie di tagli, mettere il filo più corto, un'elettronica con le placche in metallo più sottili, lamiere disperdenti ancora più sottili. Ti faccio una lampada che ti sembra costare meno, che ha tutte le efficienze magari a posto, ma poi la prendi in mano, la scuoti e senti che traballa, che non è ben avvitata, che non ha consistenza. E quello è già un indice di scarsa qualità. Quindi controllate il peso. Controllate le verniciature, perché anche quello comunque è un oggetto estetico che deve durare nel tempo. Soprattutto se vengono messi all'esterno, devono avere una verniciatura alle polveri, devono non avere una verniciatura lucida o tenetela un po' d'occhio questa cosa perché indice, come dire, la verniciatura non vi fa magari la differenza da un punto di vista estetico, ma vi fa capire la cura
dettagli e la cura che si ha verso quel prodotto. Altri aspetti, verificate se avete la possibilità di smontarla, di aprirla. Quando l'aprite vi rendete conto se i fili, le componentistiche, la parabola sono agganciate bene o se sono buttate lì, perché nella... Ho paura di aprire questo link, Matteo. Cosa mi compare? Un virus? Una tua foto in mutande? Devo farlo dal cellulare, penso, perché se esco dal... Ah, segui il link, vediamo. Matteo mi ha mandato un link tra i commenti per vedere... Già vedo il nome e mi sento male. A posto, bellissima. Questa qua ci potresti illuminare... Un palazzo intero. Scemo io che ti seguo. Detto questo, come vedete, appunto, se la lampada è ammontata bene, se gli agganci sono ben fissati, vedete che c'è stata comunque una filiera di produzione e quindi c'è una qualità nel tipo di lampada che vi può rassicurare sulla scelta che state facendo. Ovvio è che dovete essere sempre disposti a pagare un po' il prezzo. Se state semplicemente cercando il prezzo, potete semplicemente fare la ricerca del ribasso, trovare sempre la cosa più economica. Amazon sarà sicuramente pieno di cose che vi possono soddisfare. Se invece state cercando un oggetto che non vi dia problemi, che soprattutto, adesso cerchiamo di essere concreti. Tutto può dare dei problemi, non è che le nostre lampade hanno sempre funzionato al 100% in tutte le occasioni, anche le nostre lampade si rompono. Considerate sempre il post vendita, la possibilità di ripararle, la possibilità di sostituire le componenti. Cioè, io mi auguro che Elitech viva 1000 anni, ma dovessimo chiudere domani, nelle nostre lampade ci sono alimentatori che trovate anche da altri grossisti, cioè la nostra lampada si può riparare, la ripariamo noi perché ci mettiamo le mani. È sempre meglio che chi ve l'ha prodotta ve la ripari. Ma vi ripeto, toccando ferro, chiudiamo domani. Voi con la lampada andate con l'elettricista, andate da un grossista, le componenti le potete sostituire, l'alimentatore Philips, Samsung o chi per lui, lo trovate. E questo perché è un oggetto composto fatto di elementi di qualità ed elementi che si trovano sul mercato. Quando una lampada invece è fatta semplicemente per aggredire il mercato o bruciarlo per il prezzo, vengono messi degli alimentatori scarni, di scarsa qualità, con dei valori particolari che fanno sì che non potete sostituire quegli alimentatori facilmente, che non li trovate e quella lampada una volta rotta la potete buttare e tendenzialmente si rompe anche in breve tempo. Detto questo, oggi non ho pubblicato sondaggi. Non ho pubblicato domande, ma vi rimando sempre a farmi delle domande che siano più valide rispetto a quelle di Matteo Cozzi e che se ci sono degli argomenti che vorreste che io trattassi, io sto seguendo una mia scaletta, ma se ci sono degli argomenti più importanti che per voi sono di maggiore interesse e che vi piacerebbe approfondire nel breve, scrivetemelo nei commenti e io volentieri il prossimo webinar lo dedicherò a te. Ci vediamo alla prossima settimana. Non perdetevi l'appuntamento di martedì con l'ingegner Angelo Rossiello. Parleremo della figura del Light Trainer, una figura davvero innovativa. Io credo veramente che sarà uno dei mestieri del futuro. Ci spiegherà come la luce naturale e la luce artificiale impatta sul corpo e quali sono le strategie per poterla utilizzare al meglio senza andare a rovinarci la salute. Martedì alle 17:30. Il webinar con Angelo Rossello, non perdetevelo. E per il resto ci vediamo al prossimo caffè. Ciao!